qui oggi per raccontare ai cittadini chi siamo, per renderci visibili, per far sì che la città di Torino sappia che lavoro facciamo, con chi lo facciamo e che cosa i tagli e che cosa la non distribuzione equa dell'economia può andare a penalizzare e togliere. La rete, come dire, degli operatori sociali non dormienti è una rete che nasce più o meno da ottobre 2011, inizialmente con un piccolo gruppo di persone, ovvero 20-30 persone, e che poi nel tempo e nei mesi in qualche modo si ingrandisce sempre di più, anche grazie ad una serie di azioni fatte, tipo dei presidi permanenti sotto il Comune di Torino. Siamo partiti in realtà da due punti fondamentali, ovvero da una condizione in cui viene tagliato, e tagliato veramente tanto in una maniera sempre più accelerata, quello che è il welfare, per cui tutti quelli che sono dei diritti, ci tengo a dire costituzionali, ovvero garantiti dalla Costituzione italiana, per cui una serie di diritti e di servizi che vengono tolti a persone con disabilità, a minori, in ambito psichiatrico, agli anziani, a chiunque in qualche modo possa aver bisogno di un sostegno da parte dell'istituzione, sostegno che l'istituzione dovrebbe dare per legge, come dire, questo è un punto importante e fondamentale. Come primo punto, e come secondo punto da una situazione proprio pratica invece, di lavoratori che continuano a mantenere in piedi dei servizi e però nonostante mantengono in piedi dei servizi, è come dire, non sono pagati. Non sono pagati perché? Perché le istituzioni, per cui Comune di Torino e Regione Piemonte, sono e hanno dei ritardi nei pagamenti delle fatture di servizi già erogati, che possono essere di 8 mesi per il Comune di Torino o addirittura di 2 anni per quelle che sono le ASL e la Regione Piemonte. Per cui possiamo immaginare anche la condizione di un lavoratore che poi, al di là di essere un lavoratore, è una persona ad esempio che paga un affitto o che deve fare una spesa o deve mantenere in qualche modo una sua vita, quale può essere la condizione di lavoro di una persona che non percepisce stipendio per 4 mesi. Questo di cui stiamo parlando non è innanzitutto un problema solo dei lavoratori, anche se è un problema grande, ma è un problema anche di chi quei servizi li riceve. La città ha risposto in maniera positiva, sono passate tante persone a chiederci informazioni su quello che stavamo facendo ed è successa anche una cosa molto carina. Noi prima di questa manifestazione abbiamo messo nelle buche un volantino nelle case vicino alla piazza, chiedendo scusa del fatto che in questa serata avrebbero sentito un po' più di caos, musica, gente che passava sotto le loro case, e un signore è arrivato stamattina a chiederci: allora, come ci organizziamo per stasera? Perché io ho fatto il couscous per 40-50 persone e ve lo volevo regalare. Allora, questo movimento che si è formato degli operatori sociali non dormienti continuerà oltranza a ritrovarsi in piazza il lunedì in occasione del Consiglio Comunale, e poi ci sarà un'assemblea aperta, pubblica, a cui verranno anche invitati politici, che sarà il 9 giugno, per discutere proprio del welfare.